Bene amici di Tutto Hardware e Phones, vediamo come forzare l'aggiornamento a Windows 10 May Update 2019, che sarebbe l'aggiornamento di maggio 2019. In alcuni dispositivi Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di maggio 2019, ma nel mio caso, come anche in altri computer, non è stato rilasciato questo aggiornamento. Se infatti entriamo su Windows Update, quindi su gli aggiornamenti, purtroppo questo aggiornamento non è disponibile e quindi al momento non è possibile aggiornarlo alla versione di maggio 2019. Come vedete, io non ho l'aggiornamento ancora, non mi arriva, quindi vi faccio vedere come forzare questo aggiornamento. Per forzare questo aggiornamento è necessario installare l'assistente aggiornamento di Windows. Trovate il link del programma in descrizione. Lo trovate anche dal sito Microsoft, però io ve lo lascio in descrizione così potete direttamente scaricarlo. Quello che dovete fare è innanzitutto aprirlo, quindi fare doppio clic e fare sì al controllo dell'account utente. Una volta fatto, dobbiamo attendere che si apra e Microsoft inizierà a controllare se ci sono altri aggiornamenti prima di effettuare ovviamente l'aggiornamento alla versione di maggio. Come vedete qua mi dice che nel PC abbiamo in esecuzione la versione 18.09, la versione più recente è la 19.03. Per vedere qual è la versione più recente, quindi qual è l'attuale versione di Windows che avete sul vostro dispositivo, dovete entrare nelle impostazioni, entrare sul sistema e informazioni. Sulle informazioni trovate versione 18.09. Quindi in questo caso io ho la 18.09, la più recente è la 19.03. Facciamo aggiorna per aggiornare il sistema. Qui ci dice questo PC è compatibile e quindi facciamo avanti. Attendiamo il download dell'aggiornamento e nel frattempo possiamo comunque continuare ad utilizzare il nostro Windows. Ok, ha completato il download di Windows 10 dell'aggiornamento, quindi attendiamo adesso l'installazione. L'aggiornamento è stato completato, quindi a questo punto dobbiamo solamente riavviare il PC e l'aggiornamento è stato eseguito. Io faccio riavvio in seguito perché sto registrando, quindi riavviate il PC e avrete il vostro ultimo aggiornamento di Windows 10 maggio 2019 pronto. Spero che con questo video vi sia stato d'aiuto. Per qualsiasi domanda o qualsiasi problema sull'aggiornamento, lasciatemi come sempre un commento qui sotto. Fatemi sapere inoltre se per caso a voi vi era già arrivato tramite Windows Update oppure avete eseguito la procedura tramite l'assistente aggiornamento. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un saluto a tutti.